Quel 23 maggio di 30 anni fa Cosa Nostra ha portato l'attacco più feroce e sanguinoso allo Stato, uccidendo Giovanni Falcone, sua moglie Morvillo e gli uomini della sua scorta. Dopo 30 anni credo che a Rimini sia giusto ricordare tutto quello che è successo e tutti i morti di mafia. Faccio parte di un'associazione che si chiama Rete Magistrati Sport e Legalità e crediamo che la legalità vada insegnata ai ragazzi, vada portata anche con esempi concreti. Tanti ragazzi fanno sport e lì si imparano le regole. Noi cerchiamo di collegare l'insegnamento delle regole nello sport, speriamo che poi venga utilizzato anche per rispettare tutte le regole del vivere sociale. Quindi questo dovrebbe essere il messaggio. Far passare quest'idea appunto del binomio regole nello sport e regole della legalità. È stato organizzato l'incontro del 23 maggio, appunto nei 30 anni dell'anniversario della strage, a cui abbiamo invitato, oltre al dottor Rino Germanà, che è stato un collaboratore di Borsellino, ha subito un attentato per questa sua attività nel 92, abbiamo invitato anche degli sportivi, abbiamo invitato Mattia Ferrari, che è l'allenatore della squadra Rinascita Basket Rimini, e l'atleta Thomas Grasso, che è un atleta riminese della ginnastica. Oltre a costoro c'è anche Morris Gasparri, che ci parlerà e parlerà a tutti gli studenti che saranno presenti di come Giovanni Falcone viveva lo sport e le sue regole, come questo era importante anche nella lotta alla criminalità. L'insegnamento di Falcone e Borsellino sono fondamentali e ancora oggi in tutti i processi di Cosa Nostra viene prodotta la sentenza del maxi processo che sancisce l'esistenza di Cosa Nostra. Prima di allora non c'era una sentenza giudiziaria che lo affermasse. Hanno insegnato un metodo di contrasto a Cosa Nostra che è circolato in tutta Italia, in tutta Europa e nel mondo, cioè un contrasto a tutto campo, e questa è un'eredità fondamentale che ci hanno lasciato quei due grandi magistrati.